La prima rappresentazione riuscita della profondità nella storia dell'arte occidentale va probabilmente attribuita al giovane pittore toscano Masaccio. A lui va il merito di aver realizzato per la prima volta una scena in maniera prospetticamente convincente. Si tratta della Trinità, affresco conservato all'interno di Santa Maria Novella a Firenze. Il dipinto raffigura una cappella con volta a botte, all'interno della quale Gesù crocifisso è sorretto da Dio Padre, con la Vergine e San Giovanni ai lati della croce. Sul livello più basso c'è un sarcofago dipinto contenente uno scheletro, simbolo della morte che contrasta con la promessa di vita eterna rappresentata nella parte superiore. Con un'ulteriore illusione di profondità, le figure dei committenti vengono realizzate in ginocchio al di fuori della cappella. Si fondono così con l'architettura classica che ha lo scopo di incorniciare l'affresco e di fare da ponte tra lo spazio reale dell'osservatore e lo spazio dipinto della Trinità. Masaccio mette il punto di fuga di questo schema prospettico sotto la croce, all'altezza degli occhi di chi guarda. In questo modo il visitatore deve alzare lo sguardo sulla Trinità e abbassarlo sul sarcofago. I cassettoni del soffitto seguono le proiezioni ortogonali della prospettiva e contribuiscono così a creare l'illusione di volume. Le figure dipinte si trovano in uno spazio quasi fisico, con un effetto che probabilmente sbalordì gli osservatori del tempo. La tecnica dello scorcio ha la funzione di avvicinare a chi osserva alcuni elementi degli oggetti dipinti rispetto ad altri, particolarmente evidente nelle aureole inclinate e nel braccio teso di Maria, che sembra invitarci a entrare nell'immagine. Mentre i suoi contemporanei dipingevano ancora figure piatte e stilizzate in spazi privi di profondità, Masaccio ruppe radicalmente con la tradizione, applicando i nuovi principi rivoluzionari della prospettiva. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!